Brugman, il suo lancio a vuoto, Barreca, attenzione, lo scatto di Politano, palla in mezzo, Pettinari, e c'è il miracolo di Piero Bonne, la prima azione da gol, prima occasione da gol della partita, al terzo minuto, Pettinari si è presentato così al suo nuovo pubblico, assist di Politano, riflesso davvero prodigioso di Andrea Piero Bonne, classe 69, vivaio della Roma, attenzione, ancora Pettinari, palla per Politano, altra opportunità. Spreca Politano sul versante opposto, attenzione, c'è Gerardi in contropiede, Gerardi entra in area, il sinistro fuori misura, brivido anche per i tifosi biancazzurri. Bjarnason uno contro uno con Cappelletti, lo punta poi d'esterno, bellissima questa azione, Melchiorri per Pettinari, occhi negli occhi con Piero Bon, tocco sapiente, sublime di Melchiorri in profondità, liberare il suo compagno di squadra che a tu per tu con il portiere del Cittadella Piero Bon non è stato sufficientemente freddo, lucido, e dunque la respinta, il tiro centrale del neo attaccante biancazzurro. Rimessa laterale in favore del Cittadella, 27 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Minisso, palla indietro, il cross di Barreca, il tentativo di Gerardi, attenzione, stanco, conclusione e il pallone in rete, Cittadella in vantaggio. Beh, insomma, difesa tutt'altro che impeccabile, soprattutto ci è sembrato Salamon poco reattivo su Stanco, non è riuscito ad arginarlo, e poi Stanco da posizione defilatissima è riuscito ad incrociare col sinistro, palo rete, nulla da fare per Vincenzo Fiorillo. Pallone che rimane tra i piedi dei giocatori della Cittadella che manovrano molto bene sulla destra, attenzione, pericolo, Kupić in area, palla in mezzo, Fiorillo ci mette la manona, Brugman che ha scambiato con Politano, si ferma Brugman, attende il piazzamento dei compagni, poi il lancio ad aprire il gioco per Bjarnason, attenzione, Bjarnason si accentra, limite dell'area, Bjarnason, e c'è la parata di Piero Bon, si distende e va a sventare la minaccia. Vediamo Minisso, ha scambiato il pallone col suo compagno di squadra, colpo di testa di Stanco e la palla che termina di un soffio al lato. Il cross di Pasquato, colpo di testa di Melchiorri, palo clamoroso. È andato più su di tutti Melchiorri, ha preceduto l'intervento di De Leidi, maglia numero 4, ed è stato sfortunato il centravanti biancazzurro, il centravanti marchigiano. Schenetti sull'out di sinistra, lo scatto viene chiuso da Puccino, l'errore di Memusciai, attenzione, Busellato, Busellato, occhi negli occhi con Fiorillo, sbaglia clamorosamente Busellato, che occasione per il Cittadella. Traversone molto bello di Pasquato, attenzione, Bjarnason e il pallone in rete, il pareggio della Pescara proprio all'ultimo respiro, con la forza della disperazione, l'esultanza di Danilo Iannascoli, l'esultanza dei tifosi della Curva Nord, il tocco di Birkir Bjarnason che risolve in mischia dopo una serie incredibile di rimpalli, dunque quarto gol stagionale per Birkir Bjarnason, il pareggio in extremis, ed è finita, triplice fischio di Gavillucci di Latina, il Pescara si salva proprio all'ultimo respiro, all'ultimo assalto.